È vero, è vero. Tutto è pronto. Quarta e della torre all'acchitto. Chi avvicinerà di più la propria biglia alla sponda corta avrà diritto alla partenza. Ti dico la verità che pensavo, soprattutto nella partita con Muro, essendo un giocatore campano, c'erano tanti tifosi, di vedere un Andrea un po' più sofferente. Invece ha fatto un 3-0 di quelli pesanti. Lui la partita dura l'ha avuta con Giachetti, Vero? Sono andati anche se alla bella? alla bella poi Giachetti ha fatto 20 punti. Quindi, insomma, lo dice più il punteggio dei set che non il parziale del set decisivo che è stata difficoltosa per lui. L'ultimo set non c'è stata storia, eh. Io ero a bordo biliardo, ho visto tutto, eh. Gli ha stampato filotti a ripetizione. Duomo di tre. Tocca due volte, c'è un rimpallo, non difende e può partire forte Stefano della Torre. Di Non prima sbaglia. intenzione, sulla fila che conta. Non ha difeso però. Andava giocato un po' più veloce, senza tagli, in modo che rientrasse la gialla. Non è riuscito a farla rientrare. 11. 11 punti, ma guardate la biglia di quarta dove è finita, praticamente nell'angolino. Tiro difensivo a scappare di effetto buono per Stefano Della Torre. E qui giocherà uno spondebiglia. Inquadrata dalla mamma di Andrea Quarta e la compagna. Non credo l'abbia giocato così, però è un 4 pesantino questo. Secondo me lui ha giocato proprio lo spondebiglia per i birilli, è entrato troppo e ha trovato un pallino casuale. Ha giocato il filotto di prima, non so se ci fosse, però. Ha squarciato un po', ha trovato il 2 largo. Spondebiglia. Forse. Ha giocato filotto ancora. Era una posizione tipica da spondebiglia, ma lui ha preferito andare all'attacco. C'era anche un pallino da 4 come bersaglio. Gancio rovesciato, bello. Ha lasciato la sua nell'angolo. Bello questo tiro. Parabola leggermente Andrea Quarta. Tagliato troppo, però la conduzione della battente è ottima. Qui giocherà un fianchetto o gancio della torre. Se entra poco, fa il pallino da 4. Eh no. È entrato troppo poco. Eh sì, giusto, giusto. Questo è un brutto errore, perché almeno il 4 bisognava marcarlo. Grossa, non ottiene punti.
Garuffa per Della Torre. Della Torre un ottimo giocatore, anche se non titolato come Andrea Quarta, ha vinto 3 campionati italiani in singolo e 1 a coppie con il conterraneo Ferrario. Garuffa. Bella. Bella. 4 punti. E poi, a differenza di tanti altri atleti che fanno parte del circuito professionistico, Della Torre ha un proprio lavoro oltre a giocare a biliardo. Per lui è veramente un hobby il biliardo. Fa l'odontotecnico a Samarate, vicino a Varese. Entra poco, ma è buona la forza. E qui Quarta ha la possibilità di uno spondebiglia. Se dovesse pizzicarla sullo stretto, potrebbe fare il pallino da 3. Lui ha giocato i punti, rimpalla e si offre a un 5 sponde, perché sul 3 sponde c'è il pallino. Quindi credo che Della Torre giocherà un 5 sponde. O girone, che dir si voglia. No, ci passava di giro. Ha giocato il giro in garuffare, ci passava. Sì, sì. Dio. Non so, perché l'ha fatto largo quel giro lì. Però se l'ha giocato, evidentemente ha visto che la traiettoria esisteva. Traversino di prima, il 4 non lo fa. Grossa chance per Della Torre. È uno sfaccio comodo, c'è anche un pallino da 4 di seconda da fare. La no, trasportata. No. Presa molto grossa. No. Quando si fanno questi errori con Quarta poi si paga. Se l'avesse centrato avrebbe raggiunto l'avversario, adesso rischia di andare a meno 20 punti. Vedi? Vedi cosa succede? Doveva farli lui 10 o 12 e invece li ha pagati. Ha proprio sbagliato di grosso quello sfaccio. Filotto di seconda per Della Torre. Palla grossa, taglio da aprire. No, gioca il 2 sponde. Evidentemente non si sente in forma per tirare forte in questa fase del match. E quindi intelligentemente tira i remi in barca. È a meno 21 da Quarta. Gancio? Gancio, sì. Bisognava entrare di più. Bricolla adesso per Della Torre. Bravo. Due punti di qualità e credo che Quarta andrà al 3 sponde di calcio. Stretta, vediamo se la forza è buona. Sì, la forza è buona. Altra bricolla per Della Torre. Sponda corta, lunga, gialla.
taglia poco, è anche corto come tiro, e qui quarta ha un altro tiro frontale col quale potrebbe fare un sacco di punti. Il 2 c'è e l'8 anche, il pallino non lo tocca, 10 quarta. Gioca a mandare dentro il pallino della torre, non ottiene difesa e sembra tutto facile per il campione pugliese. Filotto ad aprire, lo gioca di prima. Qui ha curato molto il posizionamento della propria biglia. A costo per della torre, non ci stanno i punti e quindi l'unica è mettere le biglie vicine, ma non è un buon tiro. Gioca al fisso a retrocedere, a contenere la sua, cercando poi di lasciare angolo angolo. 55 a 19, sta per andare in archivio questo set. Più che la bravura di quarta, mi sento di segnalare l'imprecisione di Della Torre, perché i tiri li ha avuti il varesino, ma li ha sbagliati uno dietro l'altro, quindi è stato tutto semplice per Andrea. Giro, la colpisce scarsa e adesso Della Torre può giocarsi un traversino, lo può giocare anche di misura, eh? Lo gioca a mezza forza, porta via il rosso. Ottimo tiro questo, 10 punti e difesa. Perfetto, questo è un tiro perfetto. Smezzata, vediamo se la forza è corretta. No, no, può pagarne altri 10 qui. Se gioca sfaccio di traversino, se gioca il giro... gioca il giro. Col giro si ottiene copertura certa, però era più difficile fare il pieno, ma essendo indietro di punteggio credo che abbia fatto bene a scegliere così. Sponda e palla, bella, è a meno uno quarta. Parabola per Della Torre, due sponde di tutto effetto. Taglia troppo e qui quarta chiuderà il set perché è un tiro molto facile. Giù il filotto, 60 a 29, punteggio della prima partita.
tiro difensivo di Andrea Quarta, portare la sua dietro pallino e lasciare un 2 a mo' di 3 come replica. Entra poco, ma c'è un pallino che lo aiuta. C'è il passaggio? Da come si è impostato? C'era lo spazio! C'era lo spazio, incredibile questo tiro. Che punto palla. È passato un millimetro da pallino e ha mandato la bianca nel castello. Stupendo questo tiro. Sfaccio anche perdere la torre. È buona, però sono solo 5 punti. Traversino di prima adesso, massimo effetto a sinistra ad allargare, biglia bianca, la bianca nei birilli. Mezzo colpo, 2 punti. Due sponde di parabola per della torre. Se la forza è giusta, è perfetta. Dovrà giocare le due sponde veloci, Quarta. Cercherà di stare sul grosso della biglia bianca. Può anche fargli un pallino da 4. No, è andato sullo scarso. Probabilmente l'ha giocato così, più che sul grosso. In questo caso è stato anche abbastanza fortunato. Dovrà giocare candela della torre. Tiro di una sponda. Entra poco, ma la forza è giusta. Due sponde per Quarta. L'ha giocato veloce. Vediamo se il pallino lo aiuta ancora. Mi sa di sì. C'è solo la porzione per la difesa. Scappa via. Buono questo tiro. Garuffa. Bella. Molto equilibrata. E Garuffa dall'altra parte per della torre. Corta? Non so se la veda da giro, ma secondo me Quarta giocherà comunque il due sponde, sai. Controlla la posizione del pallino, si accoscia per vedere la quantità di palla che ha anche a disposizione. Forse gioca il giro, perché dovrebbe passare il giro. Passa 6. Queda sul largo proprio il pallino, sì. Non c'entrava. Ma qui guarda come ha portato la sua. Apprezziamo la conduzione della gialla. E
questa è la bellezza del tiro, più che l'aver fatto 6 punti. C'è un leggero rimpallo, però le biglie rimangono molto lontane. Vediamo se giocherà un girone quarta. Ma ragazzi, c'è, che steccata. Grazie a tutto biliardo, una roba del genere fantastica, archivio Antonella. A tutto biliardo, guardate, sembrano messe con le mani, eccezionale questo tiro, meraviglioso. Giro a scappare per Della Torre, la colpisce leggermente grossa e anche la forza della propria non va bene. Se è passato prima, passa anche adesso il giro. Se guardava quello, se no ce l'ha raddrizzata. Striscio di misura, ma non è questo il tiro di quarta. Non è abituato a fare questi tiri. Questa è bella. Il 2 c'è, 2-2-4. Ha tenuto la sua sponda, ma credo che quarta avrà comunque modo di giocare questo raddoppio col colpo in testa alla biglia battente. Giù tutto. Rientra no, un ultimi, filo di gli troppo. Gli ultimi due no. Gli ultimi due birilli no, però un tiro buono, praticamente perfetto. Perfetto anche questo. Non male. Se ha difeso, sembrerebbe di sì. O c'è il corridoietto? Che bravo. Che occhio. Che bravo. Che bravo anche qui. Rivediamo. Calcetto, leggero taglio a destra. E 6 punti con difesa. Di una, non difende. Della Torre non sembra in grado di contrastare quarta, troppa differenza sui tiri davanti. Ecco, in questo caso ho sbagliato, però non è che lasci granché. Cioè lascia una biglia lontana, adesso qui Della Torre per iniziare una catena positiva deve fare un capolavoro. Qui cosa c'è? Un angolo a tutto biliardo di misurissima, sì, ma è molto difficile. Molto. Lo gioca, ma quante volte riesce? È lì il problema. Poi, proprio sbagliato. No, la forza era giusta. No, dico la direzione. Lo so. Vai. Forse era più difensivo il gancio. Quarta non ha voluto prenderla prolunga, era in posizione scomoda e ottiene 2 punti. -12
gioca striscione, vediamo se arrivano adesso i punti. 4 ci sono, ma non ottiene difesa. È un tiro al bersaglio. Sfaccio. Oh, è già tre volte che non fa il due, pilotto, si incandela. Tre passate e mezzo. A quest'ora il biliardo ha anche delle difficoltà per quel che concerne l'umidità esterna, perché qui a Battipaglia è piovuto tutt'oggi. Adesso è scesa di molto la temperatura, fuori ci sono 4 gradi. La climatizzazione qui non è perfetta, fa piuttosto freddo, in più piove fuori, quindi è normale che il biliardo corra meno del giusto e abbia delle caratteristiche un po' particolari. Un giocatore che ha la potenza come quarta non dovrebbe aver problemi, se ne frega, anzi, di tutto ciò, però... Anzi, un giocatore con la potenza di quarta io penso che preferisca un biliardo leggermente più lento di un biliardo super veloce. Bravo Della Torre, finalmente un tiro di qualità. Bellissimo questo sfaccio. Però sembrerebbe esserci il corridoio ancora, sai? Potrebbe anche esserci questo filotto. Vediamo. È a filo birillo. E non fa filotto, ma 4 punti sono pesantissimi a quest'ora. Si porta un pallino dalla chiusura del set. 56 punti contro i 26 di Stefano Della Torre. Giro ad andare avanti. Bravo, bello. Bravo. 34. Questo è un tiro bellissimo, merita di essere ricordato nel nostro archivio. Cara Antonella. Garuffa. Mezza garuffa o striscio di calcio con leggero effetto a tenere. Buona. Pallino è lì davanti, ma se dovesse toccarlo si porterebbe a... La gioca veloce apposta. Eila! Dentro il pallino. 2-0 quarta. È troppo sicuro dei propri mezzi. Bellissima anche questa esecuzione che gli ha fruttato il secondo set. Come tabella di marcia sono nettamente in anticipo rispetto ai tempi che avevamo previsto, caro Claudio Bono. In palinsesto abbiamo spazio fino all'una di notte, ma se andranno avanti così finiremo molto prima. 3-0 Cavazzana su Consagno, siamo già 2-0 per quarta su Della Torre. Hanno fatto 5 set in 1 ora e 10. Non la vede, deve giocare il 2 a mo' di 3. Entra poco. Vediamo se la forza è giusta, la forza è perfetta.
Bisogna mettere la museruola quarta se si vuole avere qualche speranza, se no addio. Due sponde veloci. Quello era il bersaglio speso primario. No, ma era un bersaglio, sai Claudio, quello. Guarda la forza che bella che è. Se la sentirà di giocare lo sfaccio. Gioca di una passata. Lo gioca piano perché c'è quel 4 lì che era a disposizione, ma l'ha colpita scarsa e non ha fatto nulla. Candela. Sarà di battuta liscia e sulla fila. Perfetto anche questo tiro. Sponde di calcio sullo stretto. Che bello. Ha fatto il difficile, è passato vicinissimo a quel pallino. E il tiro è risultato largo. E qua sono dolori. C'ha pallino e traversino. Troppo bravo. Troppo bravo questo ragazzo. Se gli si lascia agio, ti spreme come un limone. Non c'è uscita. Non so come possa andarla a prendere. Di 6 sponde col taglio contro. 1, 2, 3... 4, 5, ma niente, poi si è invertito il taglio, bisognava giocarla strettissima con quel taglio lì. 22, 24 a 0 e biglie in mano. Vediamo se gioca anche il pallino da 4 con colpo a retrocedere. No. 10. Ha detto non mi serve proprio il pallino, vado avanti così. 34 a 0. La ruffa. Divide. Faccio una brevissima intervista a Madonna e poi faccio la pubblicità. Sponde palla o pallino da 3. Difende. Di una Stefano Della Torre di effetto buono, ma non difende. Niente, dai, ormai è un match già scritto questo. Si può far niente quando quarta gioca così. Vediamo questo giro. Se gioca a bloccare la sua per andare anche
poi con l'avversaria la pallina. Ale, Ale. Ciliegia 13. Che roba, ragazzi. Sembra tutto facile il biliardo quando vedi giocare in questo modo. Invece vi assicuriamo che non è così. Ah. Gliela dà. Gliela dà. Non voleva finire a zero, lo capisco, Stefano Della Torre. Però, cari telespettatori, adesso chiederemo conferma anche a lui. Io ho assistito prima della partita una telefonata di lavoro della compagna che è venuta sin qui a Battipaglia. Devono farsi tutto il viaggio di notte in macchina per tornare a Varese. Io credo che nella testa di Stefano sì, ci fosse anche questo impegno che andava al di là della partita in sé di biliardo. Adesso ci spostiamo per un breve commento di Stefano Della Torre e poi tutto sarà pronto per la finalissima tra Quarta e Cavazzana.